Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovate in camera da letto, in particolare sono davanti al nuovo armadio che finalmente è arrivato, finalmente. Abbiamo appena finito di montarlo e quindi adesso arriva la parte divertente perché devo riempirlo. Dopo settimane di vestiti sulle relle e a dir la verità un po' in giro per tutta casa, finalmente si torna alla normalità. Io di solito non amo fare questo genere di cose, per me il cambio stagione è una vera tortura, ma non stavolta, davvero non vedevo l'ora che arrivasse questo momento per fare il cambio stagione, per riempirlo di nuovo, quindi sono molto molto contenta, sono al settimo cielo. Chiaramente ho aspettato a fare il cambio stagione, a dire la verità ho tutto il mio guardaroba estivo, invernale, primaverile, ho tutto a vista nell'altra camera, ma questo è un dettaglio. Comunque ho aspettato a fare il cambio stagione, ma adesso è finalmente arrivato il momento e dato che devo riorganizzare un armadio nuovo, ho pensato di filmare un video perché magari può essere utile a qualcuno. Prima di iniziare con il video vero e proprio vi faccio vedere l'armadio. Noi lo adoriamo, l'abbiamo cercato per tanto tempo così e finalmente l'abbiamo trovato, non potremmo essere più felici di così. Vi metto magari qui nell'info box il link al negozio da cui l'abbiamo acquistato. Comunque sia, è un armadio ad ante scorrevoli, le ante sono tre, sono molto grandi, sono belle larghe. Molto più grandi rispetto all'armadio che avevamo qui prima. L'anta centrale ha il vano porta televisore ed è questo il dettaglio dell'armadio. Era questo quello che noi abbiamo cercato per tanto tempo. Abbiamo optato per un armadio bianco, però ad effetto legno, altro dettaglio che a noi piace molto. E poi ci sono le rifiniture che sono di un grigio opaco, ad esempio le maniglie per aprire le ante o il vano porta TV. Appunto, abbiamo optato per un grigio perché comunque in casa nostra il grigio è molto presente. È abbastanza alto, sono 2,55 m e siamo contenti perché copre praticamente tutta la parete. Prima di iniziare a riempirlo, perché in questo momento è completamente vuoto, devo pulirlo bene dentro e fuori perché avendolo appena montato, abbiamo appena finito di montarlo, ha bisogno di una bella pulita. Io solitamente per fare questo lavoro utilizzo sempre acqua bella calda e ammoniaca. È un lavoro che faccio non soltanto in questo momento perché l'armadio è nuovo, ma lo faccio ogni volta che faccio il cambio stagione, quindi tiro fuori tutti i vestiti, sia che si tratti del cambio stagione invernale, che si tratti di quello estivo, tiro fuori tutti i vestiti, tutte le cose che ci sono all'interno e poi vado a pulirlo bene per dare una bella rinfrescata o comunque per togliere la polvere che si deposita sempre sui ripiani nonostante le ante, anzi forse con le ante scorrevoli, si deposita ancora di più la polvere all'interno dell'armadio. E poi una volta pulito inizio a riempirlo, quindi direi che possiamo iniziare. Io non ho ancora idea di come organizzarlo, sinceramente, quindi sarà una cosa che vedremo in corso d'opera. Direi di iniziare subito. Finalmente posso utilizzare le grucce che abbiamo preso da IKEA, abbiamo fatto scorta, l'avete visto nell'ultimo video haul di cose per la casa, ne abbiamo prese veramente tante e a noi piacciono un sacco queste in legno, sono vendute in confezioni da 8, 4 euro a confezione se non erro. Inizio da quella che sarà la mia parte dell'armadio. Quindi un'anta tutta per me, un'anta tutta per Gigi e vediamo la centrale sarà un po' mista. Non so ancora cosa metterò nell'anta centrale, se le giacche, cappotti, eccetera, oppure parte dei vestiti estivi. Vediamo, tutto quello che non ci sta qui chiaramente andrà nell'armadio della cameretta. Già che ci sono, ho deciso di fare anche un po' di decluttering, quindi questo video sarà un po' lungo o comunque sia la mia giornata passata qui davanti all'armadio sarà parecchio lunga. Ho deciso di eliminare tutto quello che non ho messo lo scorso anno perché non ha più senso tenerlo. Se non l'ho messo l'anno scorso significa che non lo metterò neanche quest'anno. Le cose che andrò a togliere dall'armadio ovviamente non verranno buttate, ma vedrò prima di darle a mia mamma, mia zia, comunque in generale ai miei familiari. Se a loro non interessa, allora farò dei sacchi da portare alla Caritas. Chiaramente non si butta niente. La parte sotto è conclusa, è
È praticamente piena, ho messo vestiti e gonne. Per entrambi ho cercato di seguire un ordine cromatico. A me piace quest'ordine, è una cosa che io faccio sempre da anni. Mi aiuta a trovare i vestiti, mi aiuta anche a invogliarmi a rimetterli via nella maniera corretta, non buttarli lì dove capita. E quindi questo è quanto. Ho deciso di appendere anche gonne e pantaloncini perché comunque ho lo spazio, quindi ho deciso di fare così. Piccolo cambio di programma, vi ho detto sin dall'inizio che si tratta di un work in progress perché nemmeno io so come organizzarlo al meglio questo armadio. Ho spostato i vestiti e le gonne nella parte alta e qui metterò, nella parte bassa metterò tutti i maglioni e i maglioncini. So che l'ideale sarebbe piegare i maglioni, però io per una questione di praticità preferisco averli tutti appesi perché così so quali ho. E non rischio di dimenticarmene qualcuno che di conseguenza finirebbe per non essere messo. Quindi, proprio a livello visivo, ho bisogno di vederli tutti per rendermi conto di quelli che ho e di conseguenza di comprarne anche meno. Non so se riesco a farvi capire cosa intendo. Comunque, vado a mettere i maglioni qui. Ok, anche la parte dei maglioni è completata, anche qui ho seguito il mio ordine cromatico, che magari non sarà giusto, perfetto, però a me aiuta tantissimo. Nella parte finale, quindi dopo i maglioni, ho messo anche delle camicie che utilizzo anche in questo periodo autunnale perché è un po' più pesanti, quindi camicie in jeans. Ho messo anche dei cardigan e questo giacchino carinissimo di OVS che in realtà sembrerebbe più una felpina, però lo utilizzo un po' come giacchino. Sotto invece ho messo dei maglioni che non ho appeso per evitare di rovinare, perché ci sono alcuni maglioni che si riescono ad appendere tranquillamente, altri rischierei di sformarli, quindi li ho messi piegati nella parte sotto. Anche qui ho cercato di seguire un ordine, o comunque li ho messi, li ho raggruppati per colore. Ecco. Prima di fare l'anta centrale, che non so ancora come andrò a riempire, passo al lato di Gigi. Anche per lui inizio dalla parte bassa con i maglioni. Li metto nella parte bassa, sia per quanto riguarda i suoi che per quanto riguarda i miei, perché per noi sono in questo periodo quell'indumento che si utilizza di più nella quotidianità e quindi sono a portata di mano. Apro, prendo e vado. Quindi iniziamo dai maglioni. Anche per lui cerco di seguire un ordine cromatico, il mio ordine cromatico. Anche la parte di Gigi è fatta, alla fine sottomesso tutti i maglioni più o meno spessi e ci sono anche le giacche e gli abiti un po' più elegantini. Nella parte sopra, invece, che sembra confusionaria vista così, invece secondo me è anche molto ordinata, ho messo camicie e sono da ristirare di nuovo perché sono state in giro e quindi si sono stropicciate. Le magliette che mette di più, ma dovete tenere presente una cosa: lui ha anche un cassetto pieno di magliette perché lui ha tantissime magliette, ma secondo me è una cosa di tutti gli uomini. Solo che qui abbiamo messo quelle che lui mette di più e nel cassetto invece ci sono quelle che magari mette un po' meno, che tiene per stare in casa, per lavorare, eccetera. Poi sotto ho voluto anche sul ripiano, ho voluto tutti i suoi pantaloni e le sue felpe, così è più comodo ad averle così. E anche questa anta, anche questa parte dell'armadio è finita. Ah, lì si nota che ho finito le grucce di Ikea e quindi dovrò fare un ordine per ordinarne ancora un po'. E adesso passiamo alla temutissima anta centrale. Cosa metto qua dentro? Questa è l'anta centrale, quindi la parte alta ha la possibilità di appendere vestiti, quindi credo proprio che metterò tutte le giacche. E invece la parte sotto, noi abbiamo inserito questa cassettiera bella grande, molto capiente, che abbiamo recuperato dipingendola di bianco, perché questa ce l'avevamo nella casa vecchia e era di un marrone scuro quasi nero. Buonasera! Buonasera! Scusate l'interruzione. L'abbiamo ridipinta di bianco, quindi l'abbiamo recuperata e così l'abbiamo inserita qui perché è proprio della misura
giusta. Questa la voglio lavare quest'anno, sia questa sia il Woolrich, okay. E usarla, mi dispiace, anche perché copre la panza. Non posso mettere quel pezzo della panza. Allora, abbiamo deciso di appendere le giacche. Avevo un aiutante ma si è volatilizzato subito, va bene. Vado ad appendere le giacche, sia le mie che le sue, che tanto ci dovrebbero stare tutte. Quindi nella parte sopra ho messo tutte le giacche più o meno pesanti, ci sono state tutte, sono contentissima perché nell'altro armadio invece dovevo separarle perché non ci stavano tutte, perché i piumini sono gonfi e quindi occupano un sacco di spazio. Qui per il momento lascio vuoto perché si fa sempre in tempo a riempire, e invece qui metterò i miei jeans, quelli di Gigi li abbiamo messi di là. I pantaloni sono sistemati anche se non sono del tutto convinta. Prossimamente, buonasera di nuovo, prossimamente voglio ricontrollare bene quello che c'è all'interno di questa cassettiera che adesso vi faccio vedere, e se riesco a eliminare un po' di cose, magari i jeans preferisco metterli nel cassetto. Cosa c'è nella cassettiera? Allora, nel primo cassetto ci sono le magliette di Gigi, quelle che vi dicevo prima che non abbiamo appeso, quindi ci sono anche quelle per stare in casa, quelle per lavorare, eccetera. Nel secondo cassetto invece ci sono tutte le mie magliette, tutte magliette canotte. Nel terzo cassetto ci sono pigiami, tute, cose per stare in casa, sia estive che più pesanti. Ed infine nell'ultimo cassetto ci sono i vestiti da lavoro di Gigi per tutti i giorni. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io spero di avervi fatto capire qualcosa, spero che non venga fuori un video troppo confusionario. In caso contrario perdonatemi, ma è la prima volta che faccio un video sul cambio stagione, quindi devo prenderci un po' la mano. Se vi fa piacere potrei anche pensare di rifarlo con il cambio stagione estivo, quindi tra un po' di mesi. Intanto c'è la Penny che fa avanti e indietro, avanti e indietro, e sentite le sue unghiette sul pavimento. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo, muah, e alla prossima, ciao!